siamo in guerra. È una guerra che lo Stato ha dichiarato alla comunità. Hanno dichiarato guerra nel momento in cui hanno deciso di venire e occupare il territorio che è nostro. È un'occupazione, quindi quando ti mettono i soldati, i militari, in un luogo per poter fare dei lavori, è un'occupazione di territorio, no? E noi siamo occupati e loro sono gli occupanti e quindi sono loro che se ne devono andare. Non possono pretendere che ce ne andiamo noi. Perché c'è il ministro Salvini, che è lo stesso sponsor del TAV da un lato e dall'altro lato del ponte sullo stretto, che in questo momento è tornato agli onori della cronaca soltanto, io penso, per una questione di propaganda. È chiaro che parliamo di soldi pubblici che vengono spesi per delle opere che appunto non servono alle persone che abitano i territori, che li devastano, li distruggono, quando in realtà sappiamo benissimo quali sono i reali problemi dei cittadini e delle cittadine in questo paese. Avete mica due mollette, no? Avendo visto passare 19 governi, quindi con 19 ministri degli interni, delle infrastrutture e quant'altro, dello sviluppo. Quindi questa è tutta una messa in scena, una propaganda. Salvini, come altri, evidentemente sono in difficoltà. Noi pochi o tanti ci saremo sempre e dovranno fare i conti con noi, sempre, fino alla fine, la fine nostra, non la fine del cantiere, perché finiremo prima noi di loro, però finché ci possiamo muovere ci siamo.